Una nuova illuminazione rischiara gli affreschi di Giotto che ricoprono interamente la Cappella degli Scrovegni e conferisce un tocco di modernità a un capolavoro immortale che ad ogni intervento rivela una luce nuova. Per l'inaugurazione è arrivato in città anche il ministro della Cultura Dario Franceschini. Giotto studiò a lungo la luce entrare nella cappella, tanto che il 25 marzo di ogni anno un raggio di luce illumina la mano di Enrico Scrovegni che supplica il perdono ai piedi del maestoso giudizio universale, mentre in altre ricorrenze, in base a uno studio astronomico, la luce delle finestre illumina la Natività o la Vergine Santa. E chissà cosa ne penserebbe oggi Giotto di questa rivoluzione firmata ai Guzzini, che ha donato a Padova questo innovativo impianto di illuminazione che ha un grande impatto sui colori come sulla percezione degli spazi architettonici della cappella. Un sistema già sperimentato per illuminare il cenacolo di Leonardo. Qui però ad essere illuminate sono le due intere pareti affrescate della campata. Luce che cambia colore e temperatura adattandosi alle condizioni di illuminazione esterna, e ad ogni cambiamento si modificano anche i colori degli affreschi e risaltano i gialli e i rossi, la definizione dei singoli quadri e anche la struttura trecentesca della cappella, forse però un po' a discapito del naturale calore dell'ambientazione originale, ma con indubbi vantaggi di omogeneità di lettura. Sostanzialmente, essendoci luce del giorno con le finestre, che durante la giornata cambia di intensità e di colore, fa percepire le pitture di questa parete diversa dall'altra, e addirittura queste altre vengono abbagliate e vengono oscurate ulteriormente dalla luminanza alta del vetro. La nuova illuminazione, che fonde apparecchi LED, sensori ambientali e applicazioni software su protocollo internet, è studiata con la supervisione di una commissione scientifica e della sezione fotometria dell'Istituto per la Conservazione e il Restauro, per bilanciare la visione di entrambe le pareti laterali. Riusciamo, indipendentemente da quella che è la luce naturale, a compensare, non a modificare, a compensare la luce che manca con quella cromaticità. Pertanto, diciamo, è una modifica complementare. Come sta la nostra Cappella degli Scrovegni? Beh, oggi abbiamo iniziato, grazie ai Guzzini, a restituire il colorismo originale. Insomma, ricordo il vecchio Berenson che diceva: azione, movimento, ecco la cifra giottesca. Ma non c'è solo questo, c'è la dimensione tattile, c'è quasi il contatto con gli affreschi che sono vivi. E i Guzzini ha fatto una bellissima operazione restituendo alla cappella la sua luce naturale. Nell'occasione il sindaco di Padova e l'assessore alla cultura hanno consegnato al ministro il dossier per l'inserimento di Padova Urspicca nella lista delle città patrimonio UNESCO. E finalmente in Italia, grazie alle leggi nuove, all'art bonus, alle nuove norme sulle sponsorizzazioni, c'è una collaborazione privato-pubblico nel settore dei beni culturali. L'UNESCO ci ricorda che il patrimonio culturale è dell'umanità, quindi è giusto che privato e pubblico collaborino. Io aspetto anzi che molte grandi aziende italiane facciano di più per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Gestire la crescita delle presenze turistiche nelle più importanti città d'arte e valorizzare questi capolavori risparmiati finora dall'assalto del turismo di massa è una delle priorità del nostro paese. Quindi bisogna puntare su un turismo colto, intelligente, che viene in Italia a portare ricchezza, non mordi e fuggi.